Perfetto. Copia. Per tutti i colleghi, sto mettendo il link di YouTube nella chat. Se mi fate la cortesia di inviarla nei gruppi. Grazie. Ok, aspettiamo altri un po'. Sì, nessun problema. Ti chiedo come le altre volte se sai se la lezione viene registrata. La lezione credo di sì. Ora chiediamo conferma ai colleghi che sono addetti a questa operazione e vediamo che mi dicono se già sono connessi. Vediamo se c'è qualcuno. Solitamente sono in tre che si dividono queste lezioni, una volta l'uno, perché magari alcuni lavorano e quindi hanno. Sì. Vediamo che dicono. Mi sa che ancora non c'è nessuno collegato che registra. Comunque, una lezione, cioè avendo già preparato questa lezione che è molto bella, l'abbiamo già condivisa con alcuni colleghi che si occupano di nutrizione artificiale. C'è stato ospite in questa cosa anche un mio amico di Viterbo, Vecchiarelli, che è uno che fa parte della SINU, questa società italiana di nutrizione umana. Ed è già stata registrata, quindi se per caso non si registrasse questa lezione, qualcuno la vuole vedere, vi darò io il link dell'altra che sarà sulla stessa falsariga di quella di oggi. Perfetto, io ho visto che l'avevi organizzata, solo che noi avevamo in contemporanea un'altra lezione, tu l'avevi pubblicizzata forse su Facebook o qualcuno l'aveva pubblicizzata. Ma qualcuno l'ha pubblicizzata per me, non sono avvezzo ai social, per fortuna e purtroppo. Perfetto, allora vediamo questo 16 se riusciamo a superarlo. Vediamo No, se. tu non ti preoccupare, per me anche due persone interessate Ah, per tre. me sono. Quindi molti a volte sono in ospedale, se non hanno qualcosa da fare, allora guardano pure da YouTube che è più semplice. Quindi. Nessun problema, non, per me il problema non è il numero, per me il problema è che la gente che segue sia veramente interessata. Certo. Guarda, una volta facciamo le lezioni con la birra, cioè ci vediamo in birreria e parliamo di Evogas, un'esperienza bellissima, ragazzi, veramente bella, bella, bella. E una volta uno mi dice, ma che vai a fare le cose in birreria tu con questi ragazzi? Dice, metti la cosa su YouTube e avrai milioni di visualizzazioni, milioni per modo di dire. Io gli ho detto, guarda, io metto la cosa su YouTube, avrò anche milioni di visualizzazioni, ma resto solo. Mi faccio una serata in birra con quattro ragazzi e resto con quattro amici. Quei quattro amici per me sono molto più importanti di un milione di visualizzazioni. Ah, certo, questo sicuramente. Tra l'altro, siccome hai proposto questa cosa, i miei colleghi sono contentissimi e non vedono l'ora che scendi a Palermo per prendere questa birra tutti insieme. Guarda, sarà veramente un piacere. E la organizziamo anche con il mio collega Tony Anile che si occupa di ecografia ed è veramente bravo. Con piacere, con piacere. Aspettiamo, vediamo a quanti siamo. Siamo 18, ma sicuramente si aggiungeranno via via il tempo. Non ti preoccupare, per me anche quattro vanno benissimo. Quando vuoi, vedi se riesci a condividere lo schermo intanto, così vediamo. Sì. Questo in basso a sinistra, il piccolo schermo che c'è. Poi clicca nella finestrella che ti spunta. Perfetto. E poi sotto dove dice nascondi. Perfetto, si vede benissimo. Ragazzi, confermate che si vede. Vediamo se qualcuno sta, perché alcuni ascoltano. Sì. Sì, si vede bene. Perfetto. Un secondo che giro pure il link a un nostro collega che è la nostra mascotte, che sta a Cosenza, ma segue tutte le nostre lezioni. Ah sì, mi è arrivata un'email da un ragazzo di Cosenza, della provincia di Cosenza, adesso non ricordo il nome, che mi aveva chiesto dei file. Esatto, gli ho mandato, quindi si connetterà sicuramente. E come l'ha saputo lui?
È amico di qualcuno di voi? In realtà non lo so come è entrato in questo cerchio, però poi è stato molto disponibile con noi, si è presentato, insomma, e ha partecipato sempre molto attivamente alle elezioni. Quindi... Bene, bene, mi fa piacere. Quando vuoi puoi cominciare. Bene, allora se avete da registrare, ragazzi, cominciate ora la registrazione, altrimenti vedete un analogo di questa elezione su YouTube. A chi mi chiede vi darò o la darò a Marco e la girerà a lui il collegamento su YouTube per vederlo, o su Facebook. E allora, salve a tutti ragazzi, la quarantena è quasi finita e quindi si ricomincia a lavorare, la pacchia è finita. Oggi, piccolissima premessa, oggi io vi parlo dal mio centro del mondo, che è Gran Michele, il mio paese, che è un paese a struttura esagonale, diciamo perfetta, per modo di dire, perfetta. In questo momento io sono in questa casa qui, proprio su uno degli angoli esagonali, e la stanza da letto della mia casa, della casa dei miei nonni, che ora è mia, della casa dei miei nonni, la stanza da letto ha l'angolo delle pareti, dell'angolo dell'esagono, di uno degli esagoni delle strade che girano attorno alla piazza. Vi faccio vedere dove sia situata Gran Michele. Questa è un'immagine delle strade di Gran Michele che tracciano questo esagono. No, diciamo perfetto, questa è una delle piazze più grandi d'Italia, senz'altro, dove c'è un bellissimo orologio solare che vi invito a venire a vedere. Allora, ciò premesso, tra l'altro, di Gran Michele è una anestesista che lavora a Palermo, che è la dottoressa Panarello, che lavora all'ISMET, che probabilmente qualcuno di voi conosce. Ciò premesso, iniziamo la nostra discussione. La nutrizione artificiale nel paziente critico. Se qualcuno dovesse intervenire perché non si sente bene l'audio, oppure c'è qualche problema di capire quello che è stato detto, di ribadire quello che è stato detto, lo faccia tranquillamente. Ti dico subito che la gran parte dei tuoi spettatori in questo momento sono come me di primo anno, quindi chiaramente farai una conversazione con degli inesperti, mi sento di dirti, quindi ti seguiremo. Ancora meglio, Marco, ancora meglio, molto, molto meglio, perché... Vai, vai, vai. Capisce bene chi è aperto, chi pensa di conoscere non capisce bene, e non a caso, grazie di questa osservazione, perché io apro questa conversazione con questo quadro di Van Gogh, fine del 1800. Van Gogh dipinge il dottor Gachet. Van Gogh era uno, preso alle sue malattie mentali, che era sempre senza un soldo e veniva curato dal dottor Gachet. Non avendo soldi, pagava il dottor Gachet facendogli i quadri. Guardate questo quadro. Il dottor Gachet guardava questo povero Van Gogh che ci aveva davanti con un'aria di commiserazione, che è lo stesso sguardo che noi tante volte abbiamo nei confronti della nutrizione. Pensiamo di saperla, oppure sì, vabbè, d'accordo, dobbiamo nutrire il paziente, ma che mi state raccontando a me, che faccio l'anestesista, che conosco l'emodinamica, che conosco l'emogasanalisi, che faccio le anestesie periferiche, che curo gli shock, che mi venite a raccontare, e guardiamo la nutrizione con lo stesso sguardo con cui Gachet guardava Van Gogh. Guardate questo qua, ci parla e ci dice tante cose. Gachet non aveva chiaro la grandezza di Van Gogh. Questo è un altro quadro, sempre del dottor Gachet,
E guardate come continua a esserci la stessa espressione. Questo quadro è un quadro che ci dice come Van Gogh doveva sentirsi guardato da Gachet. È un quadro che parla del genio. Io immagino questo Gachet che appena aveva finito di posare per Van Gogh, si prendeva sotto braccio questo quadro di valore inestimabile e l'avrebbe lasciato lì in un angolino della sua casa, quasi commiserando quel povero pazzo di Van Gogh che aveva avuto davanti. Guardate questa cosa qui, seguitemi, vi prego seguitemi, non vi sto portando da altre parti, vi prego di seguirmi. Guardate qui, accanto a un quadro di Gachet fatto da Van Gogh, c'è una fotografia di Gachet. Ora, guardate la fotografia, che è quella reale, formale, quella, il Gachet, tra virgolette, reale. E guardate il Gachet di Van Gogh. Paradossalmente, in maniera paradossale, paradoxa, abbiamo detto molte altre volte, quindi contro l'opinione comune, il quadro di Van Gogh, pur non essendo perfetto nei lineamenti, ci parla molto di più di quanto non ci possa dire la fotografia. Ora, entriamo nel merito della nostra discussione di oggi. Questa divisione, questa similitudine tra la fotografia che sembra dirci del reale Gachet e il quadro di Van Gogh, del genio di Van Gogh, che sembra più alterato quasi nella realtà, è la stessa differenza che c'è tra il protocollo, tra la linea guida e il sapere quello che noi facciamo. Quindi tutta la nostra lezione di oggi sarà andare a prendere alcune notizie dai protocolli nutrizionali o dalle linee guida nutrizionali e farli parlare. Cioè, capire che cosa significa questo. Cioè, noi dobbiamo cercare di evitare questo sguardo nostro sulla nutrizione e vi farò vedere nella discussione di oggi che ciò che noi pensiamo sia molto secondario nel nostro lavoro, in realtà non è così. E allora, iniziamo subito con uno dei principali topics della nutrizione artificiale, della nutrizione in generale, che è quello che noi dobbiamo fornire al paziente in media da 1300 a 2500 calorie, ovvero detto in altri numeri, una quantità compresa tra 20 e 35 kilocalorie pro chilo di. Questo è uno dei must, uno dei topics più importanti di tutte le linee guida nazionali, internazionali, intergalattiche, isole comprese. E questo lo sappiamo tutti, cioè anche lo sappiamo quelli che ci occupiamo di nutrizione artificiale, e lo sa anche chi non si occupa di nutrizione artificiale. Ma che cosa significa chilocalorie? Cioè, cominciamo a guardare quello che noi pensiamo di sapere con altri occhi. E poi, a che cosa serve questa energia? Se io chiedo cosa significa chilocalorie,
voi che siete freschi di studio, freschi di fisica, freschi di chimica, in qualche modo, potreste dirmi la definizione di chilocaloria o di piccola caloria. La caloria, di cui le chilocalorie è mille volte tanto, la piccola caloria è la quantità di energia necessaria a far aumentare di un grado di temperatura da 15 a 16 gradi 1 ml di acqua distillata a pressione standard. Questa è la definizione di chilocalorie. Questa è proprio la definizione fisica semplice. Altri potrebbero associare queste chilocalorie all'esperienza quotidiana di quando soprattutto le ragazze che hanno problemi di grasso vero o presunto, quando vanno a comprare il succo di frutta, la prima cosa che facciamo un poco tutti, me compreso, guardiamo le etichette nutrizionali, andiamo a vedere se con la nostra dieta questa qua ci può stare o non ci può stare, se contiene troppe calorie o non contiene troppe calorie. Ma non è solo questo le chilocalorie, questo è un modo di banalizzare una cosa di una importanza assolutamente vitale di cui ora vi parlo. Guardate qua, questo è un quadro sempre di Van Gogh che è campo di grano Concordia. L'energia che noi assumiamo ad esempio dal pane, che viene dalla farina e quindi viene dal grano, l'energia che viene dal grano, che cos'è? È una forma di energia che la pianta ha preso, che ha immagazzinato la pianta nel chicco di grano e quindi poi nella farina che diventerà pane, assorbendo degli elementi a scarso contenuto energetico dalla terra e trasformandoli in polimeri di glucosio, cioè in amido, nel chicco di grano. Come fa la pianta a prendere delle strutture a basso livello energetico e trasformarle in strutture ad alto livello energetico? Assumendo l'energia che viene dal sole. Ora, l'energia che viene dal sole è un'energia che noi istintivamente associamo al calore e per questo noi la chiamiamo caloria. Ma non è solo calore, perché l'energia è la definizione, è per definizione la possibilità per un corpo di compiere un lavoro. Quindi la possibilità di movimento, la possibilità di calore, la possibilità di lavoro si ha solo se c'è una quota di energia. Quindi l'energia che noi assumiamo dagli alimenti è un'energia che in qualche modo arriva dal sole ed è qualcosa che fa parte di una profondità dell'equilibrio di tutta la vita e di tutto l'universo, senza la quale noi non potremmo assolutamente vivere. Per cui quando cominciamo a guardare le chilocalorie per la nostra dieta sciocca o non sciocca che si voglia, cominciamo a guardare a un livello di profondità, di importanza, di omeostasi energetica, che ha a che fare direttamente con la vita, ma non solo se mangiamo il pane o se mangiamo la frutta che viene dagli alberi, ma se mangiamo ad esempio le carni di questi uccelli, che se mettiamo fossero quaglie, cioè uccelli commestibili, a sua volta l'energia che noi troviamo nella carne, a sua volta viene dal metabolismo dato dall'assunzione dei chicchi di grano da parte degli uccelli. Vedete come è molto più importante di quello che noi pensiamo e quanto profondo, cioè di che livello di profondità stiamo parlando. Ora,
Noi abbiamo bisogno, in qualche modo questa energia è stata calcolata, l'abbiamo detto, tra 1300 e 2500 kcal al giorno, equivalenti a 20-35 massimo kcal pro chilo. Come va calcolato questo fabbisogno energetico? Tutte le linee guida propongono come gold standard la calorimetria indiretta. Ma tutte le linee guida dicono, vero, se noi avessimo un paziente in cui poter misurare, fare una misurazione con la calorimetria indiretta, cioè la misurazione dell'ossigeno consumato e dell'anidride carbonica prodotta, se avessimo un calorimetro indiretto sarebbe il gold standard, ma siccome pochi hanno il calorimetro indiretto, anzi veramente pochi ce l'hanno, pazienza, chiudiamo un occhio e ci rifacciamo a una formula che ha 100 anni circa, ma che a dispetto della sua età fa ancora la sua forte figura, che è la formula di Ernst Benedict, che è una formula che tiene in conto le varie variabili di età, sesso, altezza e peso corporeo del paziente. In base a questi quattro parametri, se è maschio, se è femmina, ci sono delle formule che, come dire, stimano in media il fabbisogno calorico giornaliero. La Harris-Benedict ci dà il BEE, quindi adesso cominciamo a entrare nello specifico delle terminologie sulla nutrizione artificiale. Il BEE è il basal energy expenditure, cioè la spesa energetica basale, proprio di base, quella che serve proprio a vivere. Dal BEE moltiplicato per 1,1, quindi aggiungendo più o meno un 10%, si ottiene il resting energy expenditure, cioè la spesa energetica a riposo, rest, giusto? Per una eleganza semantica, se noi ottenessimo questo valore del fabbisogno energetico da una calorimetria indiretta, non avremmo un BEE, non avremmo un REE, ma avremmo un TEE, Energy Expenditure Total, Total Energy Expenditure. Quindi quando parliamo di total significa che ci stiamo riferendo alla calorimetria indiretta, per questi invece ci stiamo riferendo alla Harris-Benedict. Scusate. Ok, anche qui diciamo questo è ritorna il must principale. Quindi questo must principale, per cui bisogna fornire dalle 1300 alle 2500 calorie, ci dà l'energy expenditure basale, quindi a riposo completo. Ora, questa energia basale, questo BEE, a che cosa serve? Termogenesi, certo, produrre calore. Per produrre calore ci vuole energia, ma anche termodispersione, perché se noi stiamo in un ambiente molto freddo e brividiamo, il brivido è un modo per poter produrre calore. Termodispersione, se stiamo in un ambiente a 50 gradi, cominciamo a sudare, andiamo in una sauna, l'unico modo per mantenere il nostro sistema, la nostra temperatura corporea, è quella di sudare tantissimo, ma anche lì la sudorazione avviene a spese energetiche. Il respiro, è ovvio che il respiro prende anche la sua quota di energia, perché il respiro è una contrazione di muscoli del diaframma e degli intercostali, e anch'essi avvengono a spese energetiche. Il basal energy considera una giornata di riposo, ma anche in una giornata di riposo
piccoli movimenti ci sono, piccoli spostamenti, non c'è un lavoro di fatica, ma un lavoro di movimento c'è, per cui anche i muscoli striati avranno la loro quota. Il battito cardiaco, se un paziente vive fino a prova contraria, il cuore batte e un cuore non può battere se non con un dispendio energetico. Anche lì la propulsione intestinale avviene a dispendio energetico, la termogenesi alimentare, questa è una cosa di cui veramente pochi parlano, una cosa che in realtà c'è, cioè l'assorbimento degli alimenti avviene in parte con un dispendio energetico, perché mentre alcuni alimenti, l'acqua o il glucosio o gli zuccheri semplici, avvengono per meccanismo passivo, altri alimenti l'assunzione ce l'hanno con un meccanismo attivo che prevede l'utilizzo di energia. Non ultimo la proteolisi, perché le proteine per essere assorbite vengono ridotte in oligopeptidi o in aminoacidi. Sistema nervoso centrale e ideazione, anche se in realtà consumano poche calorie, ma anch'esse avvengono a dispendio energetico. Poi su questo c'è una differenza tra maschietti e femminucce sull'ideazione, perché capite bene che le femminucce hanno 100 miliardi di neuroni tutti in lotta tra di loro, al contrario di noi maschietti che abbiamo due soli neuroni nel nostro cervello in pace tra loro. Tutte queste cose, sapete quanto utilizzano dell'energy expenditure basale? Il 20%. Ci sarà qualche cosa. Com'è possibile tutte queste cose il 20%? Allora, se tutte queste puttanate prendono il 20% del riposo, l'80%, da che cosa è dato? È dato da una pompa. È data da una pompa. È data dalla pompa sodio-potassio. In qualche modo è ritorna una cosa di cui avevamo parlato in sede di emogastanalisi, adesso non mi ricordo in quale delle lezioni ne avevamo parlato, ma vi assicuro ne avevamo parlato. L'80% del BEE serve a che la cellula prenda tre ioni sodio dall'interno dal suo interno e li butti fuori, e prenda due ioni potassio e li butti dentro. E poi guardate che succede: tre ioni sodio fuori e due ioni potassio dentro. Quindi si crea un gradiente di potenziale, perché essendoci tre cariche positive che vanno verso fuori, di cariche positive verso fuori, e un accumulo di cariche negative dentro. Questa differenza di potenziale è il potenziale di membrana, che è quel potenziale che permette la vita della cellula, che permette le trasmissioni nervose e permette la trasmissione neuromuscolare, l'attività muscolare. Per cui capite quanta importanza ha questa pompa che si trova sulla membrana di ogni cellula, che serve ad attivare questo gradiente di membrana. Ora, per esserci un gradiente ionico, cioè non un perfetto equilibrio, questo può avvenire solo con dispendio energetico. Tant'è vero che questa pompa è la pompa sodio-potassio ATP dipendente. Quello che abbiamo sempre imparato a memoria, lo sappiamo ormai in sottocorticale, come se dicessimo l'Ave Maria e il Padre Nostro, in realtà noi stiamo dicendo molto più di quello che noi pensavamo di sapere. Cioè stiamo dicendo che questa pompa è una pompa che permette la vita della cellula e che può funzionare solo se c'è
comunque una quantità di energia disponibile, perché l'ATP perché l'ATP è la principale forma di deposito dell'energia. Ora, questa energia come va fornita? Va fornita con glicidi, lipidi, proteine. I glicidi contengono 4 kcal per grammo, i lipidi 9 kcal, le proteine 4 kcal. Anche lì sono delle strutture energetiche che vengono dagli elementi della terra a basso contenuto energetico e si sono formate grazie all'azione della fotosintesi clorofilliana e quindi l'azione dell'energia del sole che è stata accumulata nella pianta e nei suoi frutti e nelle eventuali trasformazioni. Quindi questi sono i principali depositi energetici. In realtà questa è la cosa più importante da un punto di vista quantitativo, ma in realtà servono altre cose, perché servono vitamine, servono oligoelementi, fibre, probiotici, prebiotici. Per cui della cosa di prima, cioè dei glicidi, lipidi e proteine, ne sanno parlare tutti, delle quantità di calorie necessarie ne parlano quasi tutti, dell'altro un po' meno. È un po' come le nostre automobili, che non so, chi è sposato capisce che le proprie mogli non hanno idea, cioè possono avere l'idea che la macchina ha bisogno della benzina, ma sicuramente non hanno idea che gli serve anche l'olio, l'acqua per il radiatore, che le gomme abbiano bisogno di una certa pressione di aria. È esperienza comune per tutti noi poveri sposati. In realtà queste altre cose che non hanno un impatto giornaliero importante, però sono importantissime, perché vitamine, oligoelementi, fibre, probiotici, prebiotici, di cui non parleremo oggi, perché capite bene che non sarà sufficiente un'ora, un'ora e mezza di discussione per affrontare tutto il problema della nutrizione enterale, ma vi dico solo che sono cose comunque importanti. È difficile trovare un deficit di vitamine, di oligoelementi in un paziente ben nutrito, però un paziente di rianimazione che sta per settimane, addirittura alcune volte mesi, in uno stato di malnutrizione, queste cose possono avere un peso, e quando cominciano ad avere un peso, quando il deficit di una di queste cose comincia ad avere un peso, è un peso spesso importantissimo. Ok, andiamo oltre. Un altro topic, vi ripeto, oggi noi stiamo facendo una discussione, io spero di trasmettervi in qualche modo un fascino e di trasmettervi l'idea che parlare della nutrizione non è parlare di cose viste, riviste, non è parlare delle cose stupide, è parlare di cose talmente importanti che la natura ha messo a difesa dell'energia tanti di quei sistemi di difesa, per cui il paziente si difende, l'organismo si difende, anche se il medico nutrizionista è scarso. E questo è il motivo per cui è sempre il medico più scarso della rianimazione, nella fattispecie io, che si occupa della nutrizione artificiale. Un altro dei topics che vengono detti quando si parla di nutrizione artificiale in un paziente critico è che il paziente critico è ipercatabolico.
Ah, questo lo sappiamo tutti, cioè, no? Noi diciamo che il paziente critico è per catabolico, come quando noi diciamo sarà lo stress, cioè lo diciamo, ci riempiamo la bocca, ma non abbiamo idea di che cosa stiamo dicendo. E allora, cosa significa critico? Cosa significa ipercatabolico? Allora, il paziente critico, chiariamo i termini, non è un paziente a cui non va bene niente, come mia moglie che è critica per eccellenza. Un paziente critico è un paziente in cui viene alterato una o più delle funzioni vitali. Quali sono le funzioni vitali? Stato neurologico, respiro ed emodinamica. Se uno o più di questi sistemi viene alterato, il paziente è per definizione un paziente critico. Ora, che cos'è il respiro? Il respiro è l'assunzione di ossigeno per ossidare i substrati, chimicamente la combustione è l'unione di un substrato con l'ossigeno. Perché respiriamo? Per bruciare dei substrati, no? Noi facciamo, quando lavoriamo, facciamo palestra, diciamo abbiamo bruciato 400 kilocalorie. È proprio così, le abbiamo veramente bruciate, nel senso che le abbiamo fatte combinare con l'ossigeno. Perché? Per produrre energia. Per cui noi diciamo abbiamo bruciato 400 kilocalorie, in realtà abbiamo bruciato un poco di grassi per produrre 400 kilocalorie, ad esempio, no? Questa ossidazione produce CO2 che deve essere eliminata, per cui guardate qua, il respiro è l'altra faccia dell'alimentazione. Abbiamo in qualche modo parlando di emogas, per cui il respiro è l'alimentazione e quindi l'emogas e la nutrizione sono due facce della stessa medaglia. Noi sull'emogas siamo affascinati perché ci sono numeri bellissimi, se riusciamo a giostrare questi numeri diventiamo dei maghi, diventiamo degli eroi agli occhi dei nostri colleghi. Se parliamo di nutrizione sembriamo i nutrizionisti, quelli stupidi che appaiono in televisione, che non sanno dire altro che tutto fa bene purché sia in buone quantità, ma non è così, non è proprio così, perché respiro e alimentazione sono due facce della stessa medaglia. E così come dobbiamo attenzionare gli scambi respiratori, giustamente li dobbiamo attenzionare, vi prego, non voglio sminuire questa cosa qua, ma voglio aumentare l'importanza su quest'altra faccia della medaglia, cioè che è quella di fornire i substrati corretti e gli altri elementi per l'utilizzo delle fonti caloriche. Allora, voi sapete, qualcuno di voi sicuramente mi ha seguito facendo le lezioni di Emogas Analisi, e chi si occupa di Emogas Analisi conosce un libro che noi spesso consideriamo la Bibbia dell'Emogas Analisi, che è l'Eperlin Goldstein. E sull'Eperlin Goldstein ho trovato questo schema che ho leggermente, proprio molto leggermente modificato. È lo schema sulla centralità del metabolismo, non appena del metabolismo glicidico come ho scritto, ma del metabolismo in generale, del metabolismo di produzione di calorie. Allora, seguitemi. Glucosio o altri zuccheri semplici che vengono trasformati in glucosio, viene fosforilato, viene trasformato in piruvato ed entra direttamente in questo ciclo, trasformandosi in acetil-CoA, viene a entrare nel ciclo detto ciclo di Krebs, famosissimo ciclo di Krebs, centralità assoluta di tutto il meccanismo di calorie, con una produzione di calorie dal metabolismo del glucosio, con una produzione di energie che viene
immagazzinata, non sotto forma di calore, potrebbe essere immagazzinata sotto forma di calore, non sotto forma di luce, non sotto forma di lavoro, ma viene immagazzinata come ATP, adenosintrifosfato. È la principale sede di deposito di storage dell'energia, l'ATP. Se ATP ce n'è già abbastanza e l'organismo non gliene serve più e continuiamo a ingurgitare glucosio, zucchero semplice o qualche altra cosa, questa via non va più verso il ciclo di Krebs, ma va verso il deposito di glicogeno o va verso la deposizione di tessuto adiposo come trigliceridi. Giusto? Ora, questo è, abbiamo detto, il ciclo di Krebs. Che serve a produrre ATP? In questo senso, per il consumo del glucosio, in questo senso, se il glucosio è in eccesso, gli zuccheri, o comunque le fonti energetiche sono in eccesso, nel senso del deposito, che può essere glicogeno, trigliceridi, se vi chiedo scusa, devo staccare il telefono che mi suona, non so. Ok, scusate. E allora, un paziente critico, che cosa ha? C'è un'altra via di produzione di ATP, che è, diciamo, ancillare, secondaria rispetto al ciclo di Krebs, che è quella della proteolisi. Cioè, buona parte dell'energia non viene dal ciclo di Krebs, scusate, la maggior parte dell'energia viene sempre dal ciclo di Krebs, ma a un paziente critico in cui una o più funzioni vitali vengono alterate, succede che non si sa bene perché, probabilmente è una forma di difesa dell'organismo, un paziente critico ha una quota di energia maggiore che arriva dalla proteolisi, cioè arriva da quest'altra via metabolica. Per cui il ciclo di Krebs è come se venisse messo un po' a riposo, è come se, essendo abituato l'uomo più con l'uomo delle caverne piuttosto che con l'uomo ricoverato in rianimazione, considerate che le rianimazioni danno non più di 100 anni, ma quali 100 anni? Probabilmente non più di 60 anni che ci sono le rianimazioni, rispetto all'evoluzione dell'uomo. L'uomo delle caverne, quando stava veramente male, è come se la natura gli dicesse: guarda, tu adesso statti fermo, riposati, non puoi andare a procurarti cibo cacciando o andando a raccogliere frutta, non ti preoccupare, io per ora preservo il tuo organismo rallentando il ciclo di Krebs e attivando la proteolisi. È chiaro. Buona parte dell'energia io la prendo dai tuoi stessi muscoli, ma tanto a te non interessa, tu in questo momento devi stare a riposo, non sei nelle condizioni di poter cacciare o andare a raccogliere frutta. Per cui probabilmente questa cosa qui è una cosa che nell'arco dello sviluppo della fisiologia ha protetto in qualche modo la persona che stava male. Poi quando poi tu risolvi il tuo problema, ammesso che si risolve, se risolvi, ricomincerai a cacciare. Io questo qui me lo metto di nuovo a riposo e ricomincerò a riattivare di più il ciclo di Krebs. Per cui quando noi diciamo che un paziente critico è un paziente ipercatabolico, significa che è un paziente in cui
una certa parte di energia più del normale viene attivata dalla proteolisi. Giusto? Chiaro fino a qua, ragazzi? Sì. Beh, ora, come questo è una delle cose che è più universalmente riconosciuto in tutti i corsi di tutte le associazioni di chi si occupa di nutrizione enterale, parenterale, di tutti i nutrizionisti, è una delle cose più, diciamo, più evidenti. Cioè che il paziente critico è un paziente ipercatabolico. Ora, che cosa significa? No, cosa significa, l'abbiamo detto. Noi possiamo in qualche modo quantizzare questa proteolisi, sì. Siccome la proteolisi ha come effetto terminale l'urea, noi possiamo fare un peso dell'urea prodotta nell'arco delle 24 ore e abbiamo direttamente un'idea di quante proteine abbiamo perso nell'arco della giornata. Come si fa questo? Facendo la raccolta delle urine nelle 24 ore e andando a dosare l'urea delle 24 ore. L'urea si chiama urea proprio perché escreta con le urine. Facciamo una raccolta della diuresi delle 24 ore. Richiediamo un dosaggio dell'azoturia e in base a questo noi avremo, se il paziente è normocatabolico, è moderatamente ipercatabolico oppure è gravemente ipercatabolico. Questi sono i numeri che, insomma, chi si occupa di nutrizione dovrebbe cominciare a sapere a memoria. Io per ora ve li dico, poi chi vuole se la va a rivedere questo grafico, se lo va a studiare in qualsiasi libro che ci sia. Guardate qua. La raccolta delle urine deve essere su paziente a digiuno, perché altrimenti viene alterata. Paziente a digiuno fa la raccolta delle urine delle 24 ore. Se l'azoturia è inferiore ai 20 grammi DIE, il paziente è normometabolico. Vi ricordo, come abbiamo detto la volta scorsa quando abbiamo parlato di azoturia e BUN, di azotemia e BUN, in questo caso di azoturia e UUN, che quando parliamo di azoturia o azotemia ci riferiamo all'urea, cioè a tutto il peso della molecola. Quando parliamo di UUN, urinary ureic nitrogen, o BUN, blood urea nitrogen, ci riferiamo all'azoto, cioè che è circa la metà, poco meno della metà dell'urea. Per cui perdere 20 grammi di urea al giorno significa perdere circa 9 grammi di azoto al giorno. Considerando che un grammo di azoto contiene circa 6,25 grammi di proteine, poi vediamo quanto sarà. Questi sono i numeri, ma abbiamo capito veramente? Aggiungiamo questi altri due campi ai due campi di prima. 9 grammi di azoto corrispondono a 60 grammi al giorno di proteine. E considerando che un chilo di muscolo ha 200 grammi di proteine, normalmente c'è un turnover inferiore ai 300 grammi di muscolo al giorno. Questo fisiologicamente un paziente normale che ha una vita normale. Un paziente in cui viene attivato un po' il suo ipercatabolismo ha un turnover di massa magra, quindi di muscolo, che va da 300 a 500 grammi. Un paziente che ha una azoturia giornaliera di più di 35 grammi, e vi assicuro, succede spesso che un paziente critico in gravi condizioni questo valore lo raggiungiamo o lo superiamo,
significa una perdita di massa magra superiore a mezzo chilo al giorno. Se questa condizione viene protratta per 7 giorni, il paziente perde 3,5 kg di muscolo, non di acqua, non di grasso, di muscolo, con tutto ciò che è conseguente. Un altro topic sul fronte della nutrizione. Quale via utilizzare? Per os? Oppure una nutrizione di supporto orale? Oppure un'enterale? Oppure una parenterale. E allora, per quanto riguarda osso o i supporti nutrizionali per ossi, quei brick, diciamo, di aggiunta, andiamo oltre, andiamo più dove il gioco si fa duro. Andiamo sull'enterale. Come può essere somministrata l'enterale o con sondino nasogastrico o con PEG, dove PEG sta per percutaneous endoscopic gastrostomy, cioè gastrostomia percutanea endoscopic, digiunostomia e JPEG. PEG e digiunostomia che significa? PEG è una gastrostomia, la digiunostomia invece è un tubicino che finisce in digiuno. La differenza tra PEG e digiunostomia non è solo una piccola differenza anatomica, ma è una differenza molto sostanziale. Non possiamo trattare PEG e digiunostomia alla stessa stregua, perché la PEG, finendo nello stomaco, ci garantisce tutti i benefici dello stomaco, per cui noi possiamo fare anche un volo. Se abbiamo una PEG col bottone, il paziente ha un minimo di autonomia, oppure può fare fisioterapia, facciamo la nutrizione a schizzettoni, 200, 300, 500 ml per volta, chiudiamo la PEG, il paziente fa la sua attività di riabilitazione o la sua vita possibile, e poi dopo alcune ore rimettiamo altri 500 ml di nutrizione. Non così con la digiunostomia. La digiunostomia, finendo in digiuno, non ha nessuna possibilità di sacco, non ha nessuna possibilità di riserva, ma è necessario usare una pompa peristaltica con una velocità che non deve superare 60 ml ora. La digiunostomia è una nutrizione post-pilorica che va fatta se non è utilizzabile lo stomaco, se c'è una paresi dello stomaco insormontabile. La JPEG è una nutrizione post-pilorica, quindi una nutrizione in digiuno, digiunal J, che in cui il sondino di nutrizione digiunale viene introdotto attraverso una PEG. Cioè, il paziente ha una PEG, però a un certo punto per la sua malattia sviluppa una paresi gastrica, per cui è necessaria una nutrizione post-pilorica. Si può introdurre un sondino attraverso la PEG che però finisce in digiuno. Per cui bisogna stare attenti, perché all'esterno vediamo una PEG, ma siccome finisce in digiuno non possiamo utilizzare la JPEG come se fosse una PEG, cioè non possiamo fare i voli, ma dobbiamo fare una nutrizione con pompa peristaltica continua, con una velocità di somministrazione non superiore ai 60 ml. Parenterale. Parenterale può essere periferica, centrale o di supporto. Due parole veloci, avrete modo nel corso della vostra vita di specializzandi di masticare queste cose. Vi dico subito che nel mio reparto non solo non amiamo, ma non la consideriamo neanche la nutrizione parenterale periferica. Cioè la parenterale periferica è una parenterale che te la vendono come Periven, con la stessa logica del Perlana, per cui io che non capisco niente di detersivi, quando mia moglie mi manda a comprare qualcosa per la lana, vedo un coso, uno scatolo, c'è scritto Perlana, e io non capendo niente prendo questo qui che c'è scritto Perlana. Allo stesso modo fanno la Periven. Per cui la gente che non capisce niente di nutrizione vede Periven, scusate,
vede Periben e la usa pensando che sia una cosa periferica. In realtà non è così semplice, perché la nutrizione parenterale per vena periferica può essere tollerata solo per qualche giorno. Non è una cosa che amiamo, perché l'osmolarità, anche se è un po' più bassa di quella normale, è sempre un'osmolarità alta che espone il paziente ad alto rischio di reazioni dell'intima con tendenza alla trombosi e all'infiammazione intimale. Per cui per noi la nutrizione parenterale periferica non esiste, anche se formalmente esiste. Poi esiste la parenterale di supporto, nel senso che un paziente fa una parenterale ma viene supportata da un po' di parenterale, perché l'enterale non è sufficiente. Ritorniamo alla modalità di somministrazione. In maniera sciocca, essendomi sempre occupato di nutrizione in terapia intensiva, perché vi ribadisco, è sempre il medico più scarso che si occupa della nutrizione in terapia intensiva, facendo i vari corsi, parlando a destra e a sinistra anche con i nostri ragazzi che arrivano, scusate. Ci siamo inventati questa fesseria, veramente una fesseria, ma è molto di impatto didattico. La scala della nutrizione, in cui la discesa di un gradino coincide con un peggioramento della condizione nutrizionale del paziente. Il nostro scopo terapeutico, diciamo il nostro goal terapeutico, dovrebbe essere quello di risalire la scala. Per cui in qualunque di questi gradini noi ci troviamo, dobbiamo sempre tenere a mente di cercare di risalire la scala. Sentiamo questa scala, passiamo da un'alimentazione libera e sufficiente, che è la cosa migliore di tutti, cioè un paziente che riesce a mangiare da solo, non abbiamo bisogno di fare niente, che riesce ad assumere tutte le sue necessarie calorie e oligoelementi e fibre e probiotici, da solo, è l'optimum. Se c'è qualche deficienza, questa deficienza può essere supplementata con dei brick, delle supplementazioni specifiche sempre per osso. Se la condizione nutrizionale è molto più grave, per cui il paziente non riesce ad assumere niente per osso, possiamo passare alla nutrizione enterale totale, cioè per osso non prende niente, ma si nutre attraverso l'intestino con una nutrizione enterale totale. Se l'enterale totale non è ben tollerata perché c'ha un ileo, perché non riesce a tollerare una velocità di somministrazione più di un certo livello, allora può essere aiutata da una nutrizione parenterale, quindi enterale è più parenterale. Però guardate ragazzi, noi stiamo scendendo sempre le scale, per cui noi ogni discesa di gradino coincide con un aggravamento anche della condizione nutrizionale. Se poi di enterale non ne riesce a prendere se non 20-30 ml ora, continuiamo a darglieli questi 20-30 ml ora, anche solo 10 ml ora di nutrizione enterale, e il resto lo diamo in parenterale. Se non riesce proprio a tenere, o non è possibile perché c'ha un blocco intestinale completo, è stato in, c'ha una pancreatite acuta, necrotico, emorragica in fase molto avanzata, molto grave, e allora possiamo passare alla nutrizione parenterale totale. Vedete? Nutrizione parenterale totale. Ma se guardate bene, la nutrizione parenterale totale ha un gradino che è due volte più in basso degli altri. Cioè, quando noi non riusciamo a utilizzare per niente il tratto gastroenterico, per niente, tanto da dover fare una parenterale totale, cioè viene data la nutrizione esclusivamente per via endovenosa,
Questa è una situazione veramente, insomma, la peggiore di questa situazione, per cui tentare di risalire almeno il primo gradino sarebbe una cosa importante, dove possibile. Perché vi dico queste cose e perché, come dire, queste cose che noi che ci occupiamo di nutrizione artificiale pensavamo essere notizie ormai scontate, ormai sdoganate, su questo che sto dicendo c'è un consenso unanime della società scientifica, eppure nonostante questo continuiamo a vedere pazienti che vengono mandati a casa con nutrizione parenterale perché sono magari terminali o nelle ultime parti della vita vengono mandati a casa perché non c'è niente da fare e quindi vengono mandati con un'assistenza domiciliare e anziché fare una PEG o fare un sondino nasogastrico o una digiuno-stomia, mettono un PIC e mettono una nutrizione parenterale totale. Non è eticamente accettabile, non è economicamente accettabile e non è una cosa che come dire, ha un razionale scientifico al contrario. Perché? Perché il tratto gastrointestinale, GALT e MALT, quindi gut associated lymphoid tissue o mucosal associated lymphoid tissue, la mucosa intestinale contiene circa l'80% del nostro sistema immunitario e la mucosa intestinale trae la prima nutrizione dal transito del bolo alimentare. Quindi avere un bolo alimentare anche estremamente ridotto protegge tutta la mucosa intestinale e la protezione della mucosa intestinale serve a due cose. Primo, a mantenere attivo il sistema immunitario di tutta la mucosa intestinale, cioè l'80%. Poi a mantenere integra l'effetto barriera da dentro l'intestino a fuori dall'intestino. Per cui un paziente che va in nutrizione parenterale totale, poi comincia ad avere un'alterazione anatomica della barriera mucosale intestinale, è un paziente che pian piano diventa immunocompromesso. Ok? A questo punto noi abbiamo finito la prima parte. Giusto? Abbiamo parlato della ortodossia della nutrizione. A questo punto io inizio la mia parte di eresia sul fronte della nutrizione, ma dove l'eresia non è un modo di pensare, ma l'eresia è un modo diverso della realtà. Per cui quando l'eresia, cioè un modo diverso di intendere certi principi, non viene da un pensare, ma viene dalla realtà, significa che probabilmente quell'ortodossia deve essere aggiustata. Allora, fino ad ora è chiaro, ragazzi, ci sono domande, interventi o andiamo direttamente a gamba tesa su questa seconda parte che sarà, spero, un po' più breve, ma più divertente. Chiaro, per me è chiaro. Vediamo se ci sono qualche domanda. No, tutto chiaro, Doc. Dottor Romano, una domanda. Certo. Chi sei? Sono Danilo, sempre specializzando di primo anno. Bene. Le volevo chiedere, quando lei poco fa ha detto riguardo alla proteolisi che non c'è ancora una spiegazione, insomma non è ancora chiaro il perché si attiva nel paziente critico come via preferenziale, diciamo, di catabolica, l'ipotesi dell'allettamento è stata considerata mai? Il fatto che comunque la muscolatura che deve garantire l'ortostatismo non viene utilizzata e quindi il corpo la interpreta come tra virgolette una funzione secondaria o non è mai stata considerata? La domanda è bella, io non ti so rispondere, però ti posso dire che quando perdi muscolo non lo perdi solo sui muscoli posturali, cioè quando tu perdi peso e perdi muscoli,
se fosse solo così, tu perderesti principalmente i muscoli, cioè principalmente massa sui muscoli posturali, il bicipite, i quadricipiti, ad esempio, i muscoli dorsali. In realtà non è così. Tra le prime proteine che se ne vanno, sai quali sono? Le proteine della mucosa intestinale, perché i muscoli hanno una variabilità di flusso che è in circa 20 volte a seconda se sono utilizzati o no. E per cui, se a un certo punto deve attingere alle proteine, il corpo attinge alle proteine viscerali, alle proteine della mucosa intestinale, perché queste sono comunque abbastanza ben perfuse. Ora, può essere che ci sia una componente a quella che dici tu, ti prego, insomma, non, la mia risposta non è un'obiezione a quella che dici tu, assolutamente no, però non credo sia solo questo. Che poi qualcuno abbia studiato questa cosa, io non lo so. Ok, grazie mille. Se non ci sono altre domande, continuo. Sembrerebbe di no. Bene, allora guardate qua. Ci sono tanti protocolli della SIMPE, della Società Italiana di Nutrizione Parenterale Dentale, dell'ESPEN, che è l'analogo della SIMPE pro europeo, dell'analogo della SIMPE dell'ESPEN, che è l'americana, e ASPEN, American Society of Parenteral and Enteral Nutrition. Poi in Italia c'è anche la SINUC, la Società Italiana di Nutrizione Umana e Clinica. Scusate, di nutrizione clinica. Poi c'è anche l'ADI, c'è il NICE, il National Institute for Health and Clinical Excellence, inglese, o britannico comunque. Tutti sono abbastanza concordi nelle loro linee guida, nei loro protocolli, ognuno ha i loro protocolli, piccolissime divergenze, per cui ognuno dice che ce l'ha più lungo dell'altro, ma realmente, diciamo, sono molto molto simili le loro posizioni. Ma queste posizioni, ora cerchiamo, cioè questa immagine di Gachet, cerchiamo di vederle con gli occhi della follia, con gli occhi, scusate, più che della follia, del genio, di quello che è. Oltre all'apparenza, riesce a vedere oltre. Vi prego di seguirmi, perché da questo momento inizia la mia eresia, ma non è una mia eresia, l'eresia della realtà, che mi farà dire cose diverse dalla SIMPE, diverse dall'ESPEN, e che mi esporrà, me ne assumo assolutamente tutte le responsabilità, mi esporrà a critiche da parte della SIMPE, di cui io sono pure socio e che vado a fare in giro i corsi della SIMPE. Iniziamo questo divertimento. Emergenza coronavirus. Ritengo veramente per me un onore aver fatto parte di un team coronavirus, che non ha avuto qui a Catania tutti i disastri del nord, ma li abbiamo avuti. Abbiamo avuto un 20 giorni abbastanza pesanti, in cui, come dire, abbiamo lavorato molto. Non ci consideriamo degli eroi, di solito questo panegirico degli eroi lo fa solo gente che non lavora e gente che ha bisogno solo di visibilità sui giornali. Non mi considero un eroe e non lo sono. Sono in questo periodo molto più eroi quelle persone che hanno difeso le loro famiglie, ad esempio dalla perdita del lavoro,
dalla, hanno difeso, come dire, la loro dignità personale. Questi sono eroi molto di più di noi. E l'altra cosa che mi sento di dire, ragazzi, mi fa piacere poterlo dire a voi, e spero di, insomma, di almeno di mettervi una pulce nell'orecchio. È triste che veniamo considerati eroi solo perché abbiamo fatto il nostro lavoro. Ma che cazzo, abbiamo fatto il nostro lavoro? È triste che una nazione consideri eroi solo la gente che fa il proprio lavoro. Cioè, significa che nella normalità la gente come fa questo lavoro? Cioè, questo mi dà molto da pensare, così come mi dà molto fastidio questo essere considerato un eroe. Non sono un eroe, ho avuto le mie paure, i miei casini, ciascuno di noi li ha avuti, ma abbiamo, la cosa bella è che siamo riusciti a riappropriarci fino in fondo del nostro lavoro con una fierezza, una dignità che sono molto più importanti di qualche soldo che lo Stato ti può dare o non ti può dare. Chiusa parentesi, qua finisco, però io capisco che a una certa età la formazione è importante anche da un punto di vista culturale, oltre che prettamente numerico. Allora, dicevo, la SIMPA, la società di cui io faccio parte, in periodo di emergenza coronavirus, all'inizio, proprio i primi giorni, ti dice: ah, guardate, nei pazienti con coronavirus si faccia riferimento alle linee guida SIMPA ed ESPEN che sono state pubblicate. Benissimo, giusto, va bene, va benissimo questo. Dopo qualche giorno, qualche settimana, spuntano queste raccomandazioni pratiche per il trattamento nutrizionale dei pazienti affetti da Covid-19. Non ci sono delle raccomandazioni diverse nella sostanza dalle linee guida generali, ma ci sono, diciamo, ricapitolando, è un opuscoletto di 15-16 pagine che in qualche modo ribadisce le linee guida SIMPE, le linee guida ESPEN, adattandole al periodo storico del Covid-19, e di fatto tra le cose che dice le ho, come dire, puntualizzate in queste quattro cose qua, un po' più di quattro. Allora, usare la calorimetria in diretta o la formula predittiva qualora la calorimetria in diretta non ci fosse. Bravo. Un apporto calorico da 25 a 30 kcal pro chilo di E. Ha un apporto proteico di circa 1 grammo pro chilo di E. Bene. Un rapporto tra glicidi e lipidi che deve essere tra 70 e 30, che sono tutte le linee guida. Poi dice: se c'è un'insufficienza respiratoria, ma tutti i Covid sono insufficienza respiratoria, almeno quelli che finiscono in rianimazione, forse è meglio usare un rapporto glicidi-lipidi 50 e 50, perché i lipidi a parità di calorie prodotte producono meno CO2. Va bene. Poi dice: bisogna dare vitamine e oligoelementi, adeguata supplementazione. Cosa significa adeguata supplementazione? È come dire: dai alla pianta l'acqua di cui ha bisogno, non è che io posso sapere. Adeguata supplementazione. Beh, poi questo nella parte generale. Poi scendendo sulla nutrizione artificiale, ribadendo sempre quello già precedentemente scritto, si dice di preferire enterale a parenterale dove è possibile, di raggiungere il target calorico in 3-4 giorni, di iniziare subito, anche entro le prime 24 ore, e di iniziare con uno start piccolo. Loro dicono da 40 a 60 ml/h. Io sto dicendo cose che sono scritte, non sto dicendo. Iniziare da 40 a 60 e incrementarle di 10 ml/h, 20 ml/h ogni giorno. In caso di diarrea, preferire diete semialimentari. Attenzione all'overfeeding,
e anche all'underfeeding, nutrizione parenterale quando non è possibile nutrizione enterale o come integrazione, e in caso di nutrizione parenterale preferire miscele con omega 3. Questo è in sostanza un riassunto di tutte le cose nelle raccomandazioni pratiche. Bene. Ora queste cose le andiamo a vedere con i miei due strumentini di Ciro e Calogero. Scusate, a questo punto un secondo, devo uscire. Questo, lo state vedendo lo schermo? Sì, sì, sì. Io non so se qualcuno di voi conosce questo, sicuramente chi mi ha seguito nelle altre lezioni sa del mio divertimento nell'uso di Excel. Questi non sono altro che dei fogli di Excel. Questo è un foglio che nell'arco degli anni ho fatto per la nutrizione, per la gestione della nutrizione artificiale in terapia intensiva. Questo non ve lo posso dare per un motivo buono, perché questo me l'ha chiesto Abbott e siamo in accordo perché loro ne facciano una versione che sia resa libera e disponibile a tutti, non a pagamento, perché queste cose devono essere libere. Quindi appena l'Abbott ce l'avrà, vi dirò come averne uno simile a questo. Allora, questo si chiama calogero, come vedete, da chilocalorie, giusto? Allora, tu premi sul calogero e ti apre una prima schermata. Una prima schermata che ti fa vedere, ti dice come il fabbisogno calorico del paziente. Io ho già impostato i nomi, è un paziente reale, un paziente che era appena arrivato in rianimazione. Queste sono le iniziali, un maschio, la patologia, 60 anni, 70 kg. 170 centimetri di altezza. Lui in automatico ti dice che il paziente è normopeso, perché ha un body mass index di 24, e il BEE calcolato con l'Iris Benedict è di circa 1500 calorie al giorno. Queste 1500 calorie vanno aumentate nel caso di un'infezione, alcuni dicono del 15-20%, alcuni del 25%, ma noi qui lo aumentiamo del 14% e arriviamo a quasi 1700 kcal die, che corrispondono a 24 kcal die pro chilo. A questo paziente non abbiamo il dosaggio dell'azoturia, non abbiamo fatto la raccolta delle urine delle 24 ore, quindi non sappiamo quanto sia il suo catabolismo, ma alla fine poco importa. A questo paziente, per farvi vedere come funziona, se il paziente anziché 70 kg fosse pesato 45 kg, guardate come mi cambia immediatamente il peso. Giusto? Questa è una cosa bella, Excel mi piace perché immediatamente ti dà la possibilità di fare tutte le cose. A questo paziente voglio impostare una nutrizione, allora faccio imposta infusione. Perfetto. Qui in alto c'ho un riepilogo, in azzurrino c'ho la parenterale, in arancione cacchina l'enterale. Questo paziente è un caso reale, non abbiamo tenuto in considerazione la parenterale perché andava in enterale direttamente, cioè vedevamo che l'enterale era ben tenuta e quindi abbiamo iniziato l'enterale. Adesso di questo caso reale sto dando dei numeri che non sono reali, però potrebbero esserlo. Io ora a questo paziente, ho iniziato l'enterale a 40 ml ora, ho visto che era mantenuto e quindi l'ho aumentato. Questo paziente, mettiamo una dieta standard normocalorica, cioè normocalorica si intende 1 ml, 1 kcal per ml.
Nutrison, io non faccio pubblicità a nessuno, vi giuro, grazie al cielo, sono amico con tutti, venduto a nessuno. Mettiamo un Nutrison, che è comunque un prodotto buono. Lo mettiamo a un... parliamo da velocità più basse. Guardate qui le calorie fornite giornalmente. Guardate qua, mettiamo il Nutrison, mettiamo il Nutrison per arrivare, avevamo detto a 24 kcal pro chilo, 25, lo mettiamo anche a 80 ml ora e arriviamo a 24 kcal. Quindi noi abbiamo con questo sistema niente in parenterale, solo in enterale, quindi una cosa molto buona, non dover aggiungere parenterale. E quindi noi abbiamo una quantità di energia fornita in nutrizione enterale che è, diciamo, assolutamente sovrapponibile a quella stimata. Ragazzi, sono io che non vedo o tutti quanti? No, no, nemmeno saltato, io. Saltato, è saltato. Ora lo richiamo. Un secondo. Ok. Si sta ricollegando. Ok. Ragazzi, mi sentite? Sì. Ora sì, ora sì. Però non ci sono slide, quindi ricondivido. Sì, no, le avevo levate, ora le rimetto, sì. Ok, già si vede il tuo schermo. Dunque, voi qui c'eravate arrivati al... Siamo arrivati al fatto che avevi impostato 80 ml ora, si erano riusciti ad ottenere le 24 kcal pro chilo die. E quindi io sono un medico che torna a casa contento. Mi sentite? Sì, sì, sì. Perfetto, allora grazie ragazzi, grazie Marco per avermi chiamato. Allora, io sono il medico che torna a casa contento, prendo sto foglio, gli schiaffo la firma, lo schiaffo in cartella, sono uno che non solo ha attenzionato la nutrizione per il mio paziente, ma gli ho dato la migliore nutrizione possibile, guardate, rispetto a quello stimato in violetto, guardate come gliel'abbiamo data, gliel'ho data tutta in enterale, per cui io sono perfettamente in linea con quello che dice la SIMP, con quello che dice la SINUC, con tutti i protocolli nazionali, internazionali, americani, dell'isola del Bangladesh, dell'isola Eolia, Vulcano compreso, cioè, non sono inattaccabile.
ma andiamo a vedere questa realtà con altri occhi, che non siano quelli del dottor Gachet. Seguitemi, ragazzi. Facciamo che questo paziente, in realtà la zootl'avevamo fatta, ci è arrivato il valore nel giorno successivo, e aveva un valore sì alto, ma neanche maledettamente alto, aveva circa 25 di azoturia giornaliera. Questi altri parametri, se ce li abbiamo, ci affinano le perdite di azoto, ma anche se non ce li abbiamo, tutto sommato cambia poco. Andiamo, per semplificarci la vita, andiamo oltre. Impostiamo le infusioni. In realtà il nostro paziente intubato era sedato, come lo sedi col Diprivan. Il Diprivan che cos'è? Propofol in infusione lipidica al 10%, in infusione lipidica al 10%, alle sue belle calorie, ha circa una caloria per ml. Sì, ce l'aveva il propofol. Ora, io non so quanti di voi abbiano avuto esperienze con pazienti sedati Covid, ma spesso erano pazienti giovani, come nel caso di questo aveva 60 anni, che per voi sarà vecchio, ma per me che ce n'ho 54 non era più tanto vecchio. Per cui un paziente abbastanza giovane che ha bisogno di propofol in alte dosi per essere sedato e per essere ventilabile. E c'è stato circa 15 giorni che abbiamo avuto scarsa fornitura di propofol al 2% ed eravamo costretti a usare quello all'1%, e vi assicuro, tenere sedato un ragazzo di 30 anni con un propofol all'1% ti chiedeva anche 50 ml ora di propofol in infusione continua. Questo paziente che aveva 60 anni aveva il propofol a dosaggi anche non tanto alti, tra 25 e 35 ml ora, ma mettiamolo anche nel lato più basso, cioè facciamo finta che ci sia arrivato il propofol al 2%. Guardate qua, noi la nutrizione non l'abbiamo per niente cambiata. Questa è la nutrizione con cui io ero andato a letto convinto di aver fatto non solo la migliore nutrizione, ma che io ero il migliore nutrizionista intensivista del mondo. Guardate questa stessa realtà vista con questi altri occhi. Noi abbiamo aggiunto una quota data dal propofol che non avevamo considerato, e abbiamo aggiunto una quota data dalle calorie date dal catabolismo proteico, che dobbiamo considerare perché ci sono, per cui rispetto al suo fabbisogno energetico noi lo stiamo ipernutrendo, e lo stiamo ipernutrendo maledettamente. E hanno voglia quelli della Simpe, della Sinoc, di chiunque altro, di dire che dobbiamo stare attenti all'overfeeding. Ma quando ci fanno mettere 80 ml ora per 20 ore al giorno, perché 4 le dedichiamo ad esempio al cristallo, guardate che il rischio dell'overfeeding non solo c'è, non solo è alto, è altissimo. E io mi faccio fare un altro passo avanti, mi faccio vedere un'altra cosa con gli occhi di quel pazzo di Van Gogh. Permettetemi il paragone, io non mi voglio paragonare a Van Gogh, ma manco per niente, sono molto più stupido di Van Gogh io, però nella mia stupidità, che è qualcosa che sicuramente favorisce, nella mia stupidità, non so se vi ricordate, col CIRO, Cardiac Index Related to Oxygen, essendo stati costretti a lavorare con l'emogas, io quando tornavo a casa, spesso avevamo magari un giorno libero perché nell'eccessivo carico di lavoro poi ce lo organizzavamo con un giorno di riposo, io mi sono limato il mio CIRO,
e guardate, se la calorimetria indiretta, che tutti i protocolli dicono ma dovremmo averla la macchina della calorimetria indiretta, se non ce l'abbiamo pazienza, facciamo la cardiac index, ma siccome la calorimetria indiretta funziona con andando a misurare l'ossigeno consumato e la CO2 prodotta, io dico cazzo, abbiamo l'EMOCAS, figurati se non possiamo calcolare l'ossigeno consumato, figurati se non possiamo calcolare la CO2 prodotta, anzi li calcoliamo in modo 100 volte più preciso di quanto possa fare una macchina a costo zero. Quando una macchina ti costa un fottio di soldi comprare la macchina, è un fottio di soldi mantenerla, perché ci sono tutti i dispositivi, e qui nella mia stupidità ho utilizzato il Ciro per il calcolo calorico, e questo paziente, adesso io vi giuro funziona, ragazzi, funziona, non ve lo metto ora, li avevo già caricati i suoi dati, ma sono proprio questi. Il paziente all'inizio è un paziente che aveva 1100 calorie, che stiamo vedendo che i pazienti sedati hanno un consumo calorico che è molto più basso di quello dell'Harris Benedict. No, tutti i protocolli SIMPE, SINUC, ESPEN, ASPEN ti dicono partiamo dal BEE, Basal Energy Expenditure. A questo se ne può sommare il 10%, il 20%, il 30%, a seconda quanto più critico il paziente. In realtà noi stiamo vedendo con questo giochino, ma lo sto vedendo io e io mi assumo la responsabilità personale di quello che sto per dire, che un paziente sedato ha un fabbisogno calorico significativamente più basso. E allora rimontiamo questo sul calogero, ilocalorico. Per cui io ho fatto un'ultima versione, una versione Covid, diciamo così, di calogero, in cui il fattore di correzione rispetto al BIE ho dovuto mettere un fattore correzione negativo, cioè normalmente è più alto, ma abbiamo visto che i pazienti sedati, cioè questo paziente aveva 1100 calorie, quindi rispetto al BIE che è di 1500 calorie, lui era sedato e quindi ne aveva anche meno di 1300. Me lo sposto. Mettiamo 1200 per non scendere troppo. Andiamo a rivedere con gli occhi del genio di Van Gogh, ripeto, non per simulare me a Van Gogh, perché non è possibile la cosa, ma andiamo a vedere la nutrizione che avevamo impostato e che avevamo schiaffato in cartelle, che credevamo che ci rendesse assolutamente inattaccabili, perché noi avevamo spaccato il capello in quattro facendo quel cavolo di nutrizione. Guardate quanta overfeeding stiamo dando, perché questo è anche di meno rispetto a quello già previsto prima. Noi stiamo dando il doppio delle calorie, perciò noi abbiamo il rischio di imballare il sistema metabolico. Quindi stiamo attenti a tutti quelli che vi dicono ipernutriamo il paziente. Stiamo attenti. Proprio ieri sentivo un webinar dell'ESIC, la società europea di terapia intensiva, e c'era Singer, che è uno dei mostri sacri di nutrizione, il quale diceva ma stranamente abbiamo visto che quelli che vanno meglio sono quelli a cui diamo non tutto ma solo il 70% dell'energia. E lui stesso si meravigliava. E io pensavo, ma di che ti meravigli? Cioè, tu non stai dando il 70% di quello che loro, delle calorie di cui i pazienti hanno bisogno, ma stai dando
quello che i pazienti hanno di bisogno, che è il 70% di quello stimato con la RS Verdict. Non so se sono chiaro, ragazzi, scusate, io mi sono accalorato per questa cosa qui, rischio di perdere la lucidità, è chiaro? Chiarissimo, cioè sì. Quindi, quello che guardiamo con le, come dire, con i protocolli, non dobbiamo prenderlo come oro colato, cioè non dobbiamo mai abbandonare il nostro cervello, la nostra smania di conoscenza, la nostra, io vi auguro di essere irrequieti per tutta la vita, di arrivare alla fine dei vostri giorni irrequieti nel senso di smania di conoscere la verità, di conoscere come sono le cose. E guardate che vedete le cose che tutti vedono in una certa maniera, in maniera paradossale, contro il modo comune di vedere, fosse anche il modo di vedere comune delle società scientifiche internazionali. Di cui si apprezza il grande lavoro, per carità, io non le voglio sminuire, però voglio, come dire, amplificare l'importanza del cervello di ognuno di noi. Io qui finirei. Capisco che non vi ho dato i numeri tutti necessari, ma spero di avervi dato una chiave di lettura, che è la cosa più importante. Sì, senz'altro, questo sicuramente. Cioè, è un discorso molto complesso, però in realtà ce l'hai spiegato in maniera molto chiara e hai acceso, secondo me, tante curiosità nei quelli che ti stanno seguendo. A meno a me ne hai accese veramente tante. Vediamo se ci sono delle domande. Io per esempio avevo una domanda, ma è una sciocchezza. Ho visto che quando impostavi il livello di sedazione, spostavi il cursore sulla sinistra. Dico, ma il grado di sedazione come lo stabilisci? No, hai ragione, perfetto, te lo riprendiamo. Giusto, bella domanda. Ok, no, il livello di sedazione io non lo stabilisco, nel senso che questi qua sono tutti percentuali di aumento dati dalle linee guida internazionali, dalla SIMPE, dall'ESPEN, dall'ASPEN, perché ti dicono che i pazienti che hanno più dispendio energetico sono quelli che hanno le ossioni, che arriva al doppio delle chilocalorie. Chi ha il trauma cranico lo deve aumentare del 10%, chi ha un politrauma più o meno del 15-20%, cioè ci sono delle stime indicative che avevo messo qui come stime indicative. Io perché il cursore me lo sono aggiustato di qua? Perché io questo numero, cioè il suo fabbisogno definitivo, lo avevo evinto dal Ciro. Capisci, Marco? Sì, ora sì. No, non avevo capito il nesso, ora ho capito che l'avevi collegato con Ciro, certo. Avendolo a questo punto preso dal Ciro, io questo me lo sono aggiustato a secondo di quello che io avevo visto sul Ciro. Ma non solo, avendo utilizzato Ciro, io questa grafica qui verde me la sono dovuta reimpostare, perché questa grafica verde partiva da questo valore di BE e questo valore poteva solo aumentare, e invece noi abbiamo visto che il paziente sedato questo valore ce l'ha più basso, e ci sono degli studi che dicono, ad esempio c'è uno studio cinese che dice hanno monitorizzato circa 1500 accessi in terapia intensiva in diversi punti, e li hanno divisi in tre gruppi. Un gruppo riceveva la quantità di calorie di azoto stimata, gli altri due gruppi ricevevano o meno calorie o meno azoto. Il gruppo che andava peggio di tutti era il gruppo che riceveva
la quantità di calorie e di azoto stimate, ma perché se vengono stimate in questa maniera c'è una sovrastima che è veramente vergognosa. Certo, molto interessante. Complimenti per questo lampo di genio, in realtà. Grazie. Vediamo se ci sono delle domande. Dottore, io non ho capito una cosa. Cioè, loro pensavano, quantomeno hanno necessitato di alcuni studi per capire che un paziente sedato avesse un metabolismo basale più basso rispetto a un paziente normale. Cioè, non è una cosa che è quasi ovvia, praticamente, legato alle funzioni vitali. Hai ragione, assolutamente ragione, ma vai a leggere, ti ripeto, io sono socio SIMP, per cui io sono quello che insegna nei corsi base SIMP come fare il calcolo calorico, e il BE va sempre moltiplicato per qualche altra cosa, e se il paziente è un paziente critico va moltiplicato almeno per 1,15, cioè per il 15, devi aggiungere almeno il 15% in più. Tutte le linee guida, ti ripeto, anche in fase di Covid-19, ti dicono di raggiungere un target calorico di 25-30 calorie al giorno. Il calcolo su questo paziente l'avevamo fatto con 24 kilocalorie e ce n'ha invece 17 kilocalorie pro chilo di. Nessuno ti dice di arrivare a 17 kilocalorie, però Singer, dio della nutrizione artificiale a livello europeo, uno che lavora a Tel Aviv, uno simpatico, uno veramente bravo, ah no, per carità, non voglio disistimare Singer, assolutamente no, ma voglio confermare questa mia visione. Singer diceva, cioè, sì, ma proprio l'altro ieri, si stupiva del fatto che in questo webinar, che probabilmente sarà ancora disponibile, se c'ho il link ve lo mando, si stupiva del fatto che i pazienti che vanno meglio in terapia intensiva sono quelli cui non è che diamo tutto, gli diamo il 70%. Però quando ragiona così, che cosa sta pensando? Che quello che gli serve è il 100%, noi gli diamo un po' di meno che è il 70%. In realtà dovrebbe pensare diversamente, dovrebbe pensare che un paziente in terapia intensiva ha un fabbisogno calorico del 70% di quello che avevamo pensato. Non so se sono stato chiaro. Sì, sì, questo è chiarissimo. Infatti dico, è un ragionamento che è fatto come una causa-conseguenza, quando in realtà è una conseguenza-causa. Cioè loro dovevano immaginare che questi pazienti sedati consumano meno e quindi dare una percentuale inferiore di calorie. Cioè per una sì, ma quando poi tu parli con loro e glielo dici, ti dicono, sì, è vero, consumano di meno, però fanno le linee guida con questi numeri. Cioè, quei numeri che io vi ho esposto sulle raccomandazioni Covid della SIMP sono numeri che io ho preso dal loro documento, o dal nostro documento, essendo io socio SIMP, fino a quando non mi cacciano fuori. Certo. Capite? Ragazzi, non abbiate paura di sporcarvi le mani con i pazienti. È una cosa bellissima, e la realtà la comincerete a vedere dall'interno, ed è più giusto, avrete un peso diverso e non sarete eroi, ma sarete gente in gamba, che è meglio dell'eroe. Grazie, grazie, veramente, una bellissima lezione. Dottore, un'ultima piccolezza, un consiglio pratico. Chi sei? Scusami, sempre Danilo, parlo io, sto parlando a raffica. Ti devo chiedere sempre. Sì, me ne scuso che sto parlando a raffica, ma è un argomento che mi piace veramente tanto, quindi voglio capire determinate cose, anche nella pratica clinica. Sì. Quando noi abbiamo a che fare con pazienti di rianimazione, pazienti critici, e non abbiamo, diciamo, la possibilità di avere un conteggio esatto, perfetto alla caloria, noi dobbiamo considerare diciamo, meno dannoso una somministrazione lievemente maggiore di calorie o lievemente minore? Cioè ci dobbiamo mantenere sempre sui limiti inferiori o sui limiti maggiori? Non so se mi sono spiegato. Perfettamente. Allora,
Io dico questo, se il paziente non è in deficit proteico calorico, cioè ti arriva un paziente che ha l'infezione Covid improvvisa ma che era in buona salute fino a 4 giorni prima, lì puoi stare anche una settimana senza dare niente, cioè noi abbiamo tante di quelle riserve perché tu non fai danno anche se non dai nessuna caloria al paziente. Noi tante volte abbiamo quest'ansia di nutrire subito il paziente, leggeteveli questo cazzo di guida di tutte queste cose, di iniziare il più precocemente possibile. Io continuo ad avere qualche perplessità, tranne ragazzi, attenzione, tranne che il paziente sia già in deficit proteico calorico alla nostra osservazione, lì non puoi aspettare più, lì lo devi iniziare subito. Quando poi arrivi a fornire le calorie, gli elementi, di più o di meno? Guarda, non è facile rispondere. Io vi dico che darne troppo in più, come rischiamo in questi casi, fa veramente danno, perché ti imballa il sistema metabolico. Che fino a quando gliele dai per via enterale, l'organismo ha una sana reazione di difesa che è la diarrea. Il paziente ti scacazza e questa diarrea si chiama legittima difesa. Ma quando gliele dai per via parenterale, abbiamo idea di cosa stiamo facendo di danno quando gli diamo 2000 calorie per via parenterale più la sedazione, quindi il propofol, in un paziente che ha bisogno di 1100 calorie? Noi abbiamo visto alcuni casi di ipertrigliceridemia e ci siamo sempre tenuti bassi su questa cosa qua. Per fortuna questa mia intuizione è stata condivisa nel mio reparto, molto condivisa. Noi difficilmente abbiamo superato i 40 ml ora di Oxepa per circa 12-13 ore al giorno o 16 ore al giorno, non più di tanto. Difficilmente abbiamo superato questi dosaggi. Ma voglio dire, teniamoci tosto un poco sotto, tranne, vi ripeto, che il paziente è gravemente cachettico e allora lì devi stare attento perché non puoi permetterti un'ulteriore perdita di massa magra, che comunque ci sarà. Capisco che non è stata chiarissima la risposta, però... No, l'ho capito, quindi tendenzialmente, diciamo in brevissimo, quindi meglio un po' meno che un po' troppo in più, ecco. Tranne che il paziente è in deficit proteico calorico. Va bene, perfetto. E allora lì forse è meglio un poco in più proprio per aiutare il paziente nel suo catabolismo, anche perché le sue risorse sono già più basse. Allora lì, se il paziente è in deficit proteico calorico, aumenta. Oppure un paziente che ad esempio ha febbre, un paziente che ha febbre è un paziente che aumenta le sue calorie, ma nel momento in cui la febbre passa, le calorie passano. Grazie mille. Grazie a te. Vediamo se ci sono altre domande, Giuseppe, e in caso ti lasciamo libero. Nel frattempo l'ultima cosa che mi ero scordato di dire, tra le varie cose delle linee guida della SIMPE, vi ripeto, di cui io faccio parte fino a quando non mi mandano fuori a calci in culo, nutrizione enterale, se c'è diarrea, preferire una nutrizione elementare o semi-elementare. Cioè, scusate, che cos'è una nutrizione che è definita semi-elementare? È una nutrizione di fatto in cui le proteine vengono somministrate in oligopeptidi, cioè le proteine vengono già in parte digerite, cioè già rotte in aminoacidi o in oligopeptidi. L'idea è di quello di rendere più facile l'assorbimento intestinale.
ma di fatto con questa genialità che solo noi uomini riusciamo ad avere, con questa genialità che cosa abbiamo visto? Per carità, l'abbiamo vista col senno di poi, ora io parlo col senno di poi, però l'idea era giusta, ma che cosa abbiamo visto? Che una proteina singola, che quando è una proteina singola ha un effetto osmotico di 1, nel momento in cui questa proteina la dividi in 100 parti, ha un effetto osmotico di 100. Quindi una dieta semi-elementare, originalmente nata come qualcosa che andava data quando c'erano problemi di assorbimento intestinale, è stato visto che aumenta la diarrea. Quindi non c'è nessuna concordanza di veduta sull'utilizzo delle diete elementari o semi-elementari del paziente con diarrea. Quindi state attenti a quello che scrivono. Cioè, una dieta elementare in cui noi istintivamente pensiamo sia di più facile assorbibilità, no, è una dieta che aumenta il rischio di diarrea, va utilizzata in casi specifici di malattie infiammatorie intestinali, il Crohn, la rettocolite ulcerosa, e con molta parsimonia e con dei tentativi anche, perché non tutti reagiscono allo stesso modo. Certo, anche se poi stavo pensando in realtà che il paziente Covid, una volta entrato in terapia intensiva, cioè questo fattore di correzione poi lo dobbiamo spostare subito a destra nel giro di una settimana, perché penso che poi le infezioni, diciamo, che sopraggiungano cominciano a convertire questo fabbisogno molto più a destra. Era una mia, stavo pensando questa cosa in realtà. Sì. Ciò che protegge dalle, la cosa che più protegge dalle infezioni è di fatto tenere la mucosa gastrointestinale viva, quindi un po' di enterale. Se è possibile usare, diciamo, tutto per via enterale sarebbe la cosa migliore, ma se non è possibile almeno un po' di enterale protegge la mucosa intestinale. Certo. Questo sì. E un'altra cosa, Giuseppe, poi ti lascio. Volevo capire una cosa. Quando, sempre io mi sono fissato su quel cursore, quando lo sposti a destra, in realtà il valore del propofol, quindi la sedazione, comunque è già inglobata nel fattore correttivo che inserisci a destra? No. No. Quindi poi lo inserisci nella scheda dopo, quando metti, fai il propofol, il dosaggio, quindi è una... Nel fattore correttivo non viene considerato, ok, questo vuol dire. No, è giusto, no, per niente. Ok, va bene. Vediamo se ci sono altre domande, ma mi sa che sono terminate, ti lasciamo libero. Bene. Va bene, grazie mille Giuseppe, anche a nome del dottor. Niente, ci dobbiamo vedere assieme, casomai facciamo una gita a Gran Michele, appena finisce sto bordello, sarete ospiti a casa mia. Con grande piacere, ma noi saremmo anche contenti di venire a vederti lavorare. Secondo me in terapia intensiva è il sogno di tutti noi vederti lavorare. Io non faccio un cazzo, nel senso che questo voglio dire, succede sempre queste cose così, voglio dire. Cioè, venite da noi, c'è un clima bello e divertente, anche molto leggero. Questa è una cosa bella, veramente bella. Venite quando volete, sarete benvenuti. Con grande piacere. Va bene, allora ci salutiamo. Grazie Giuseppe. Bene. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Grazie mille, arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie.